Accanto a me c'è Giuseppe Andreani, leader della tecnologia per quanto riguarda ciclistica, sospensioni in Italia e soprattutto nel mondo, a livello di competizioni internazionali. È lui la persona che fa riferimento. Per quanto riguarda la Superbike, quindi parliamo delle forcelle usate dai pluricampioni che vediamo anche nei nostri campionati, campionati acquistati da Nuvolari, ci sono delle novità oppure... Sì, sono riguardo la Superbike, adesso è uscita la FGR 900, che è una nuova forcella che si appoggia sempre sulla tecnologia e quindi è un continuo della FGR 700 e 800 degli anni passati, però è stata rivista nella costruzione del fodero, nella costruzione del piedino, sono stati rimodificati le valvole, i pistoni, le tarature ed è stata ottimizzata, anche se il prodotto onestamente in particolare nel 2008 andava così bene, per cui non è facile fare un passo avanti. È sostanzialmente la forcella che quasi tutti i team usano nel mondo, nella Superbike e tantissime anche nella MotoGP, quindi hanno praticato su queste forcelle così tanti test, hanno messo dentro così tanta esperienza che migliorare già un 5% è un traguardo che richiede l'impegno di tante persone. Ricordiamo che il reparto Ohlins MotoGP e Superbike è formato da 28 ingegneri solo per la progettazione. La Ohlins è un'azienda grandissima che investe tantissimo nella ricerca. E a proposito di ricerca, se lei dovesse scommettere da qui a 10 anni sulle nuove soluzioni tecnologiche per quanto riguarda le sospensioni applicate a quello che sarà il motociclismo nel futuro, cosa si sente di dire, di prevedere? Cosa sarà il motociclismo tra 10 anni, 15 anni? Ma per quanto riguarda il nostro ambiente, sicuramente il futuro verrà dall'elettronica, anche se nella Superbike è stata vietata per il limitare dei costi. AGA e Corsair avevano già usato la moto, diciamo la tecnologia elettronica. La Ohlins tra l'altro era pronta in questo settore già da tempo e anche con cose più sofisticate. La Ohlins è già pronta anche nel fuoristrada. Il problema è che all'inizio questa tecnologia è costosa. I costi caleranno drasticamente nel momento in cui c'è un certo volume, perché ormai la motoristica, l'elettronica è relativamente economica. Il problema è che quando parliamo di 20 pezzi o 50 pezzi, lo sviluppo, la ricerca incide tantissimo. Ma io credo che a livello di sospensione il futuro ormai sia nell'elettronica, perché a livello di lamelle, a livello di equilibri, credo che sia difficile fare un passo avanti importante. Sarà l'elettronica, controllando, elaborando tutte le diverse situazioni della moto, riuscirà sostanzialmente nella moto della Yamaha di Haga, attraverso degli accelerometri, questi sensori leggevano gli spostamenti della moto avanti e dietro, non tanto il fatto che la forcella era chiusa, ma la velocità con la quale la forcella si stava chiudendo, e attraverso motori velocissimi riuscivano a modificare sostanzialmente in tempo reale compressione e ritorno della forcella e del mono. Quindi in frenata avveniva una metamorfosi nelle sospensioni, in accelerazione, però non era una cosa statica come in passato, dove forcella chiusa c'era un tipo di regolazione, leggevano la velocità di chiusura. Quindi la prima parte della frenata, quando la moto aveva un forte trasferimento, c'era una reazione molto forte. La parte finale della frenata, quando ormai la moto si era stabilizzata, la moto ritornava più o meno ad una configurazione normale. Di lì, andando avanti negli anni, secondo me si può arrivare ad avere una moto intelligente, tra virgolette. Lei che giudizio dà ad una moto intelligente completamente invasa dalla tecnologia? Ma io sono stato per tanti anni pilota e mi ritengo un appassionato vero, non è bello, non è bello, sarebbe bello ancora, anche il controllo di trazione secondo me non è bello. Bisognerebbe fare in modo che il pilota riuscisse a fare la differenza o comunque che il limite venisse dettato più dalla sensibilità che non dall'elettronica, anche perché comunque queste cose non fanno altro che creare differenza tra il team con un budget limitato e il top team che ha il budget, perché comunque non è acquistare un sistema elettronico o una sospensione elettronica, il problema sono le persone che tengono a posto, che mantengono questa cosa. Nel nostro lavoro già la telemetria, per dire, crea la differenza. Essere tecnici delle sospensioni per noi è diventato una parte, però bisogna essere anche comunque sapersi integrare bene con il telemetrista, bisogna riuscire a capire e quindi è sempre più difficile. E le cose difficili costano soldi.